Da un anno a questa parte, e oggi il motivo per cui siamo qua oggi è proprio da un anno a questa parte, è un continuo susseguirsi di emozioni, di ricordi, di memorie, proprio perché Lorenzo aveva questa prerogativa unica, di saper attrarre, di essere una persona empatica. Talvolta, e questo l'ho provato sulla mia pelle, non proprio tenera, ma sempre schietta, sincera e diretta. E poi era anche una persona molto generosa. Si è spento il mio faro. Si è spento fra le mie braccia, esattamente un anno, 5 ore e 30 minuti fa. Da quel momento, ad affrontare la notte più buia da solo, privo della sua bussola, è stato necessario. Gli è stato dovuto per tutto quello che ha costruito attorno a me, per come mi aveva preparato. Ma ciò nonostante non ero ancora pronto. Ma ora che la Terra ha compiuto la sua rivoluzione attorno al Sole e tutte le stagioni si sono susseguite l'una dopo l'altra, anche il moto di rotazione può riprendere per il suo corso per me. E già si scorge all'orizzonte l'aurora. E sebbene il sorgere delle prime luci conceda ai naviganti di riprendere il mare verso nuove lidi, da oggi e per sempre sarà qui il mio porto più caro.